Nelle letture di oggi contempliamo il Santissimo Corpo e Sangue di Gesù e quindi qualche cosa che si lega in modo specifico al cuore profondo del sacramento dell'Eucaristia. E quindi è chiaro che non possiamo riportare questo insegnamento in modo diretto nel nostro ruolo di educatori, di insegnanti umani, ma possiamo trarre una riflessione di tipo pedagogico da alcuni elementi di natura simbolica che caratterizzano i vari ingredienti, i vari elementi del sacramento stesso dell'Eucaristia. Partiamo dal pane. Il pane rappresenta il nutrimento, il cibo del corpo, il cibo fondamentale, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e quindi quel cibo che è essenziale per la vita del corpo. L'educatore, l'insegnante, è in qualche modo chiamato a predisporre per le persone che gli sono affidate un cibo adeguato per la vita della mente, un cibo che sia in qualche modo consistente, che sia degno dell'intelligenza delle persone di cui è insegnante e che sia anche adeguato al livello di apprendimento che hanno raggiunto. Quando io penso una lezione per i miei allievi, in qualche modo io penso a qualcosa che non sia né troppo facile né troppo difficile rispetto al livello che hanno raggiunto, perché l'apprendimento di quel giorno possa essere pane per i loro denti. C'è poi il vino. Il vino evidentemente ha un suo valore simbolico particolarmente profondo che ci dice qualcosa anche dal punto di vista educativo. È chiaro, questo non vuol dire che a scuola, all'università dobbiamo organizzare festini alcolici per i nostri studenti. Vuol dire però che l'elemento essenziale che sta nella simbologia del vino, presente anche alle nozze di Cana, cioè il senso della gioia festosa legata per lo più all'incontro conviviale, sia questa gioia festosa in qualche modo sperimentata anche nel cammino di apprendimento. Quando una persona apprende, deve trovare l'apprendimento gustoso, gioioso, qualcosa che dia gioia allo spirito, sia perché si tratta di cose interessanti che fanno bene alla mente, sia perché questo avviene in modo gioioso, nella festosa convivialità di coloro che fanno un cammino formativo. Scriveva Sant'Alberto Magno: in dulcedine societatis quaerere veritatem, è dolce la compagnia di chi cerca la verità. Vi è un'ultima immagine che ritroviamo nel sacramento dell'Eucaristia e che può essere suggestiva dal punto di vista educativo. Gesù che condivide il proprio corpo e il proprio sangue. L'insegnante, quando insegna qualcosa, deve prima averlo fatto suo. Solo dopo averlo fatto suo può in qualche modo insegnarlo. E quindi tutte le volte che insegniamo qualcosa, in fondo noi non facciamo altro che condividere qualcosa di profondamente nostro, cioè spezzare il nostro pane spirituale, versare il nostro vino della mente. E questo è quello che dovrebbe fare, o almeno cercare di fare, ogni bravo insegnante.